L'economia italiana è ancora sulla soglia della crescita zero e rischia di cadere in recessione in caso di eventuali shock. A lanciare l'allarme è il centro studi di Confindustria. Per Viale dell'Astronomia, diversi fattori frenano l'economia e continueranno a pesare negativamente. Il reddito di cittadinanza, secondo gli industriali, non ha dato la spinta ai consumi che ci si attendeva. Pesa anche il rallentamento della Germania. Il 2020 per Confindustria potrebbe essere un anno di svolta, ma a quattro condizioni. Usare bene il dividendo dei tassi di interesse ai minimi storici, rilanciare gli investimenti privati, ridurre il peso fiscale sui lavoratori e il debito pubblico. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'Istat, la fase di debolezza dei livelli produttivi che sta caratterizzando l'economia in questo periodo continuerà anche nei prossimi mesi. Nell'ultima nota mensile, infatti, si legge: la revisione dei conti economici ha lievemente modificato il profilo del PIL, che ora evidenzia un marginale incremento congiunturale sia nel primo sia nel secondo trimestre. Tuttavia, a luglio l'indice della produzione industriale ha registrato la seconda flessione congiunturale consecutiva. A livello globale, invece, i dazi imposti dagli USA e le misure compensative attivate dai paesi coinvolti, i fattori geopolitici destabilizzanti e il rallentamento dell'economia cinese continuano a influenzare negativamente il commercio mondiale. Venti scatti per raccontare alcune delle più belle storie del nostro paese. Il patrimonio culturale e artistico dell'Italia, quello più nascosto e forse per questo quello più bello, è stato catturato dalla macchina fotografica di Stefano Guindani e da oggi può essere ammirato e vissuto da tutti grazie alla collaborazione tra Banca Generali e il Fondo Ambiente Italiano. Nel cuore di City Life, all'interno della futuristica Torre Generali tra vetro e acciaio, il passato del nostro paese si schiude, liberando un connubio fatto di bellezza e pace. Banca Generali, grazie alla ormai pluriennale collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano, apre quindi le sue porte fino al 15 novembre per mettere in mostra palazzi, ville, chiese e castelli che il FAI ogni giorno si impegna a proteggere. Noi come lavoro proteggiamo, preserviamo nel tempo il patrimonio dei nostri clienti. In effetti il FAI fa la stessa cosa con il patrimonio artistico del nostro paese, con le meraviglie più o meno nascoste del nostro paese. Quindi il concetto della protezione di un patrimonio, che significa ciò che è importante preservare per passarlo alle generazioni future, ci avvicina al FAI e ha fatto sì che questa unione potesse realizzarsi. Due voli diretti fra Roma, Fiumicino e Toronto. Dal 1 novembre la compagnia canadese Air Transat amplierà la propria offerta con collegamenti che saranno attivi anche nella stagione invernale, fino a gennaio 2020. Inoltre l'operativo sarà completato con due voli in connessione Roma-Montreal via Toronto, attivi fino al 14 dicembre 2019. Il Canada rappresenta per Roma e per l'aeroporto di Roma un mercato molto importante nell'ambito del lungo raggio, nell'ambito del Nord America in particolare. Nel corso del 2018 abbiamo consultivato 520.000 passeggeri in volo tra Roma ed il Canada, tra l'altro con una crescita molto importante dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2017. Quello che possiamo dire è che l'anno in corso, il 2019, è partito e si sta chiudendo con dei buoni trend di crescita. Continuiamo ad aumentare il flusso di traffico tra Roma e il Canada, siamo in crescita quest'anno di circa il 9% sulle stesse direttrici di traffico.